Lo Sport Park di Fano domenica scorsa ha festeggiato il 25esimo anniversario, raggiungendo l'invidiabile traguardo del quarto di secolo con una festa pensata per tutta la famiglia. Lo storico locale di Viale Dante Alighieri, fondato da due imprenditori, Bruschi e Raganini, nel 94 hanno deciso di investire su Fano, costruendo una struttura di eccellenza in grado di ospitare manifestazioni di carattere nazionale. L'idea iniziale di Tino Bruschi, che è stato il promotore che ha trascinato anche noi in questa avventura, era di fare un centro per tutta la famiglia, in cui passare il tempo libero dai figli, ai genitori e anche ai nonni, diciamo, perché abbiamo il centro benessere, come dico, palestra, che è molto frequentata, quindi tutta la famiglia può passare qui da noi. Diverse le iniziative curate dallo staff per lo Sport Park Day, a partire dalla musica della simpatica band di Dino Gnassi Corporation, direttamente dal Maurizio Costanzo Show. I festeggiamenti sono proseguiti con l'esibizione del campione del mondo in carica con la nazionale italiana di bowling, Marco Reviglio. Spazio poi dedicato ai più piccoli, animato dalla compagnia Teatrino Rosso. Ci mettono alla finestra così e guardano che i bambini e le bambine facciano i bravi. A completare i festeggiamenti dello Sport Park non è mancato uno spazio dedicato alle caricature grazie al tocco di matita di Francesco Zano Zanotti, riconosciuto a livello internazionale. Per i più appassionati invece, una tombola speciale con in palio un super premio. Abbiamo messo in palio un buono spesa al Conad pari a 1.000 euro, che poi abbiamo suddiviso in quaterna, cinquina e tombola. Abbiamo messo in palio questo premio particolare e speciale.